Buonasera, buonasera dall'informazione locale, buonasera dal monito, buonasera ai nostri utenti. Siamo ancora qui, presenti, costanti, per potervi dare delle indicazioni quanto più vere su quello che sta accadendo nella nostra regione e nella nostra città. Occupiamoci soprattutto del locale. Perché? Perché è fondamentale, per cercare di sminuire questo senso di orientamento del cittadino e noi quindi ci occupiamo della nostra campagna, ma da diversi punti di vista, perché è importante sapere le opinioni di tutti. In questo periodo le bandiere non contano, contano le persone, conta chi ha proposte, conta chi resta, lucido. E sono qui contenta di avere con me un membro della direzione nazionale, un carissimo amico, l'onorevole Leonardo Impegno. Buonasera, Leonardo. Buonasera a te, buonasera a tutti. A Leonardo, che bello! Finalmente faccio un'intervista con una persona che ha dei libri alle spalle. Grazie. Grazie a te. Allora, entriamo subito nel vivo, della questione. Sai che l'Italia e quindi la Campania sta affrontando un periodo particolare sia dal punto di vista emotivo sia dal punto di vista organizzativo. Innanzitutto, siamo o non siamo usciti dall'emergenza del contenimento del contagio? Ma i dati che leggo ci dicono che stiamo lentamente ma scendendo. Proprio i dati di oggi che vedevo prima di incontrarti dimostrano che i contagi sono sempre inferiori. Lo stesso vale ormai da settimane per i ricoveri in terapia intensiva e per i ricoveri in ospedale. Insomma, sembra. In base a questo famoso ormai indice che anche i non esperti hanno imparato in qualche modo a leggere, R0, siamo in qualche modo soprattutto al sud, perché la Lombardia invece è un altro tipo di ragionamento, siamo quasi usciti dall'emergenza sanitaria e questo è un bene che ci costringe a pensare anche al futuro e quindi porre un po' più l'accento sull'aspetto invece molto più grave in questo momento che l'emergenza economica. Ed infatti dovevamo appunto chiarire questa situazione perché altrimenti non ci è proprio consentito da un punto di vista umano cominciare a pensare al futuro, alla programmazione. Si parla di riaperture, riaperture soprattutto di coloro che vivono alla giornata, di piccoli imprenditori, parliamo di ambulanti, parliamo di persone che non hanno la giusta attenzione da parte del governo, chiaramente. Per non avere una programmazione ben chiara nella fase 2. Come la vedi? Come lo vedi questo ritorno in campagna? Allora, innanzitutto bisogna sempre purtroppo farla una premessa, che è quella che in un momento così difficile, complicato, qualcuno ha definito epocale, cioè rimanere in casa chiusi per circa 2 mesi, ha comportato lo stravolgimento sia degli aspetti economici sia degli aspetti relazionali. Addirittura ci sono, diciamo, studi sugli effetti psicologici di una clausura del genere. Per così lungo tempo prolungata. E quindi chiunque si trovava nella condizione di affrontare questo problema senza avere dati certi anche in termini sanitari, abbiamo visto in questi mesi un confronto e anche uno scontro tra epidemiologi, scienziati, esperti della materia. E quindi chi si trovava di fronte alla decisione, cosa faccio, come lo faccio, senza avere la cura, senza avere il vaccino, senza avere dei protocolli ben definiti a livello mondiale, perché il tema è stato mondiale, non solo, voglio ricordarlo, italiano, europeo, ma insomma attraversato tutti i paesi. Quindi tutti si sono trovati ad affrontare la vicenda recitando, come si suol dire, a soggetto. C'è chi lo ha fatto meglio e chi lo ha fatto peggio. Oggi siamo in una fase nella quale abbiamo un po' più di dati a disposizione,
Abbiamo maggiori certezze, certo non abbiamo né la cura definitiva né il vaccino, anche se sulla cura passi in avanti si sono fatti. A questo punto si possono assumere delle decisioni con maggiore oculatezza e con maggiore, se vogliamo, anche serenità. Come ci siamo comportati? La prima fase era anche paradossalmente abbastanza semplice, bastava seguire i consigli della madre o della nonna, non stare attaccato troppo alle persone, quando torni a casa lavati le mani, e così via. Oggi, io credo che invece vada, posto l'accento su due concetti, e poi da questo ne può discendere qualsiasi cosa, e cioè la fiducia e la responsabilità del singolo individuo. Noi non possiamo normare che cosa significa passeggiata, non possiamo normare che cosa significa congiunto o rapporti stabili di amicizia. Ci vorrà per forza di cose il senso di responsabilità e l'intelligenza di ogni singolo individuo. Se io vado a prendere il caffè in un bar, lo ordino a distanza, me lo faccio portare e me lo vado a bere a 7-8 metri dal bar e non faccio la calca e così via. Quindi io direi che la matrice dove ci dobbiamo collocare in questa fase è fiducia e responsabilità. La tua favela mi incoraggia quindi ad approfondire un discorso, soprattutto perché è venuto il momento di pensare anche alla città di Napoli, una città che chiaramente vive il cosiddetto sovraffollamento cittadino, soprattutto al centro. Quindi i centri di interesse purtroppo sono sempre al centro e il decongestionamento, sai che è un problema che andrebbe risolto. Hai pensato quindi che questo magari è un momento favorevole per ridisegnare un po' le attività e quindi i centri di interesse di questa città? Assolutamente sì, cioè può essere una grande occasione per fare cose che negli anni non siamo mai riusciti a fare, perché questa città è stupenda, è bellissima, ma qualche difettuccio ce l'ha e tra questi difetti c'è quello di discutere tantissimo su che cosa fare e invece fa poco. Basta vedere Bagnoli, basta vedere il centro storico di Napoli, basta vedere le periferie. Poi se andiamo nelle librerie vediamo volumi e volumi di carte, di dibattiti, di discussioni. Invece dovremmo fare qualcosa. Che cosa ci consegna, diciamo, di positivo, questa emergenza? Ci consegna sicuramente delle città, più vivibili, con la qualità dell'aria migliore, dell'ambiente migliore e abbiamo capito e abbiamo apprezzato anche cose che ci sembravano paradossalmente banali, tipo l'utilizzo del clacson. Ma avete visto come si dorme bene la sera? No. Avete visto come non c'è inquinamento acustico e si riesce, diciamo, a essere anche più sereni? Ma questa è una banalità, no? L'uso del clacson. Se ritorniamo a riutilizzarlo, significa che riperpetuiamo gli stessi errori. Per fare invece un ragionamento più ampio e complesso, come mi proponevi tu, io approfitterei ad esempio del fatto che le scuole sono chiuse e che la circolazione è limitata per fare un grande piano di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade, perché costerebbero Certo. la metà, si farebbe in minor tempo Certo. e riusciremo a ridisegnare non urbanisticamente questa città, ma aggiustare le strade, a evitare che ci stanno i cosiddetti FUS. Un obiettivo che sembra banale, ma sarebbe di uno straordinario risultato. Altro esempio, si potrebbe, proprio perché c'è una viabilità ridotta, utilizzare l'ecobonus e il sismabonus del 110% per riqualificare tutto il patrimonio immobiliare pubblico della Regione Campania e del Comune di Napoli, dove non si debbono cacciare le risorse perché è un credito che lo Stato dà del 110%, quindi si tratterebbe semplicemente di attivarlo. Potremmo fare altri esempi. Abbiamo capito che ci piace l'ambiente pulito e l'aria fresca. Bene, allora perché non autorizziamo la costruzione, di tanti parcheggi di interscambio alle uscite delle autostrade, all'interno dei quali mettiamo tutte le paline elettriche per la ricarica delle auto?
per cui uno arriva dall'autostrada e si prende una macchina elettrica e viene in città attraverso un grande piano parcheggio, eliminando una burocrazia che ormai sta asfissiando tutti, tutti se ne sono, diciamo, accorti ancora di più. Cioè il governo decide di dare 600 euro di cassa, di dare la cassa integrazione, dare il contributo di 600 euro, sono passati 3 mesi nonostante il governo abbia deciso e non sono arrivate nelle tasche degli italiani. Chiaramente dire eliminare la burocrazia, bisogna avere la consapevolezza che stai combattendo un potere, non un'entità astratta, perché chi ha il potere di decidere di bloccarti se darti o meno una carta, quel potere se lo tiene stretto. Quindi andrebbero fatte delle leggi che possono sburocratizzare tutto ciò. Potrei continuare con tanti esempi, diciamo, positivi che ci consentono di ridisegnare anche il volto di questa città. Però bisogna stare attenti su un punto. Io non sono, non mi iscrivo tra quelli che dicono semplicemente come si stava bene quando si stava in quarantena. Anzi, il bello è il post quarantena. Sto semplicemente dicendo prendiamo le cose buone da quel periodo, ma noi dobbiamo costruire una città moderna, non una città immobile, non una città che non si muove, una città più verde, sì, più azzurra, sì, perché abbiamo capito che questa città si può riprendere il mare, che è trasparente, ma lo possiamo fare se costruiamo una città più moderna, non se blocchiamo le fabbriche, ma se costruiamo i depuratori, non se diciamo che non bisogna usare le macchine, ma se mettiamo le macchine verdi. Cioè, voglio dire, città moderna, tecnologicamente avanzata, che produce, che cresce, può anche essere, anzi sa, è sicuramente una città più verde, più azzurra e più bella. Quindi io credo che invece di fare delle chiacchiere, magari ne parleremo da parte di chi ci amministra, io mi concentrerei su questi punti qua. Sappiamo 2 metri quadrati per diciamo cittadino. Benissimo, significa che noi dovremmo probabilmente aumentare gli spazi per l'occupazione del suolo pubblico, facciamolo, ma se aumentiamo quegli spazi significa che dobbiamo chiudere le strade, allora facciamolo. Questo può essere un effetto positivo di questa emergenza sanitaria, cioè chiudere pezzi di città. Ovviamente non è che chiudi pezzi di città e poi obblighi i cittadini a mangiarsi la propria macchina, devi mettere a disposizione dei servizi. E quali sono questi servizi? Ho provato, come ti dicevo prima, a dirtelo: molti più parcheggi negli snodi importanti, l'incentivo per le auto elettriche che si possono ricaricare. Potremmo fare da questo punto di vista moltissimi esempi. Allora, quindi cercare di ridisegnare non soltanto da un punto di vista urbanistico, ma speriamo che i napoletani abbiano compreso che prima si sopravviveva secondo le vecchie regole e che quindi bisogna cominciare a vivere secondo nuove regole che possiamo chiaramente anticipare con la tua creatività, ma anche azionando meccanismi che magari prima non si aveva il coraggio, no, di azionare. Quindi parliamo di sburocratizzazione, che è importante, un concetto che ha rimarcato più volte il nostro governatore De Luca. Secondo te, Leonardo, come ha lavorato De Luca in questo periodo? Ma guarda, molto bene, va davvero molto bene, nel senso che io provo ad essere oggettivo, certo De Luca è del Partito Democratico, si sa che c'è un rapporto anche di stima e di amicizia tra me e lui, e provo ad essere oggettivo, quindi ti dico bene, la fase numero uno è stata gestita talmente bene, forse in alcuni casi ha ecceduto, basta vedere le vignette che giravano sul suo conto, no? C'era un De Luca fuori ogni casa con un bastone in mano, però quel messaggio di
serietà e rigore è passato. E oggi, ad esempio, il fatto che non c'è nemmeno un napoletano senza mascherina, in buona parte si deve anche alla sua capacità, a volte anche eccessiva, ma alla sua capacità di comunicare. E quindi il tema della sicurezza, dell'attenzione, della responsabilità, De Luca lo ha trasmesso molto bene, oltre ovviamente a mettere in campo azioni di politica sanitaria molto efficaci. C'è stata una moltiplicazione in Campania dei posti letto di terapia intensiva superiore a tante altre città, nonostante si avessero risorse in meno. È riuscito ad approvare una legge che affiancasse le misure, che ha affiancato le misure legislative nazionali, ad esempio quella del, soprattutto nei settori sociali, del raddoppio della pensione. Delle pensioni sociali e tanti altri interventi nei settori più disagiati e difficili della nostra realtà. Quindi è riuscito a mettere in piedi un sistema di reazione all'emergenza sanitaria molto efficace e contemporaneamente un sistema di reazione all'emergenza sociale e alla tenuta sociale, perché la Campania insomma, è una regione abbastanza complicata da questo punto di vista, è riuscito anche lì a dare delle risposte. Quindi la fase 1 molto bene e sto vedendo che anche nella fase 2, e cioè nel rapporto con le categorie sociali, nel rapporto con la cittadinanza tutta, non gli manca, nonostante il suo decisionismo, la capacità di dialogo, cioè la capacità di ascolto. Ad esempio, gli incontri che ha fatto con i balneari e con altre categorie. Il ritorno è stato positivo perché sì, sarà deciso, ma è deciso anche ad ascoltare le persone che gli sanno consigliare cose giuste. Leonardo, sembra un po' che la nostra regione, che poi tra l'altro è un po' caput mundi del sud, abbia addirittura anticipato quelle che erano delle posizioni del governo che ha lavorato un po' più, diciamo, a vista. E quindi magari anche correggendosi dopo che lo stesso governatore De Luca è intervenuto. Ma quanto questo tipo di indecisione della politica centrale, quindi romana, quindi governativa, ha inciso sull'amministrazione del problema Covid e quanto inciderà sulla fase 2? Questa fase di indecisione, secondo te, quando finirà del governo romano? Dobbiamo fare sempre tutto da soli? Guarda, io credo che ci siano stati degli errori in parte di comunicazione, in parte anche di merito del governo nazionale. Sì, Però se puoi bisogna. ritornare da capo, perché c'è stato un attimo di blocco. Credo che ci sono stati sicuramente degli errori da parte del governo nazionale. Anche in termini di comunicazione, però Rosa, parliamoci francamente, anche qui, insomma, io potrei elencargli alcuni errori o alcune scelte che non condivido, però in una fase così delicata, emergenziale, epocale, provi a prendere il meglio e non a evidenziare il peggio, che c'è, e poi dopo faremo i conti, cioè successivamente analizzeremo quali sono state le scelte sbagliate o le scelte. Ti faccio un altro esempio, se altrimenti, Sì. essendo del Partito Democratico, uno dice tu stai difendendo Conte perché è in alleanza col PD. Riflessione sbagliata, perché io, ad esempio, difendo Fontana. Cioè, Fontana ha fatto una serie di errori anche lui, i dati della Lombardia sono drammatici, però adesso l'unica cosa che possiamo fare è sostenere Fontana nelle scelte e nell'affrontare questo tema. Poi verrà la discussione. La Lombardia si è comportata bene o male? Ha fatto tutto quello che doveva fare o ha commesso degli errori gravi? Quindi questa è la mia impostazione generale. Poi, nel merito, ti dico, ad esempio, che alcune scelte di definizione su chi si poteva incontrare no è stato un errore. I famosi congiunti, eccetera, perché ha dato indeterminatezza, confusione. È altrettanto vero, però, che tu
non puoi fare una legge che dice come si deve fare footing, come si deve prendere il caffè, che cosa significa passeggiata. No, un minimo di autoresponsabilità, di affidamento nei confronti della saggezza delle persone ci deve pure essere. Quindi io non le avrei scritte alcune cose, mi sarei affidata al buon senso degli italiani, però sono problemi che hanno affrontato tutte le altre grandi nazioni. Certo, chi meglio e chi peggio. In alcuni casi, ad esempio, gli Stati Uniti peggio, invece la Nuova Zelanda meglio, la Germania per gli aspetti sanitari meglio, ma sta avendo delle difficoltà rispetto ad altro. Ecco, forse se dovessi dire su questo un coordinamento europeo sulle modalità sarebbe stato utile e non c'è stato. L'Europa è un punto cruciale e da un po' di settimane un po' non se ne parla più, diciamo, e forse questo è calato un po' un velo in questo periodo, ma credo che anche da questo punto di vista la preoccupazione e gli interventi del Partito Democratico a livello governativo siano stati decisivi e molto più di guida, se devo essere onesta, rispetto alle altre forze che hanno cercato semplicemente di fare opposizione senza proposta. Questo è diciamo, anche un po' non abbandonandosi, no, da questa ondata populista. Perché senza Europa ci rendiamo conto che non è possibile andare avanti. E un tuo commento a caldo, quindi sulla posizione del governo sull'Europa e su quello che quindi tu credi che possa succedere a breve periodo, non a lungo periodo. Guarda, c'è stata una prima fase in cui l'Europa è sembrata tramortita, e dove tutti i suoi limiti di organizzazione e, se vuoi, proprio istituzionali, hanno subito uno scossone enorme. Ti ricorderai della prima conferenza stampa della Lagarde e del fatto che ogni singolo paese provava a reagire in maniera autonoma. Però devo dirti che col passare del tempo invece c'è stata un'azione comune, e c'è stata un'azione comune soprattutto sugli aspetti economici e finanziari. E questo è un bene, perché ho detto, di fronte a un'emergenza epocale, noi come Europa dobbiamo muoverci come continente, non come somma di singole nazioni. Altrimenti il disastro è annunciato. E allora, che cosa è successo? C'è stato un passaggio dalla prima fase di confusione a una seconda di maggiore attenzione. E cioè, è stato approvato il fondo di cassa integrazione, il SURE, da 100 miliardi per tutti i disoccupati europei. Sono stati sbloccati i fondi alle imprese attraverso l'utilizzo della BEI, tutte misure che dovranno poi inverarsi, ma sto dicendo il piano in generale. Abbiamo avuto il MES alla fine, 37 miliardi senza condizionalità, se non quello nelle spese nel settore sanitario, allo 0,1%, e la possibilità a tutti i paesi europei di sforare il patto di stabilità. Ora, tutte queste misure, più o meno criticabili, più o meno efficaci, ma sono misure senza le quali noi saremmo già affondati a livello internazionale, cioè come Italia. Senza la prospettiva di queste misure, senza l'intervento dell'Unione Europea, saremmo stati un piccolo paese in balia delle onde, con un debito pubblico che prima era al 123%, no, queste manovre arriva al 155% circa, saremmo stati oggetto di assalto internazionale del mondo finanziario, senza avere risorse. Quindi l'Europa, questo
quello che vorrei dire, diciamo, agli amici della Lega e di Fratelli d'Italia, è stata la nostra salvezza, ed è la nostra salvezza, con tutti i suoi limiti, ma è la nostra salvezza. Ma io sono convinta che gli amici di Fratelli d'Italia e gli amici della Lega, considerando la crisi politica di Forza Italia, di cui poi a breve ti faremo qualche cenno, io credo che sia consapevole di questo concetto e hanno semplicemente fatto la loro parte da un punto di vista semplicemente per non perdere l'elettorato. Io credo che sia questo. E sconvolgente è stata pure la posizione del Movimento 5 Stelle, che praticamente ha abbracciato la vittoria, non vittoria, non saprei, della vostra parte politica, quindi volendosi prendere i meriti. Ho visto un po' di scorrettezze rispetto alla faccenda MES, soprattutto quando la taverna è stata ritwittata da Sandro Gozzi sulla faccenda, e quella mi ha fatto molto ridere questa cosa, perché fino al giorno prima mi pare che la posizione del movimento era diversa, e anche le votazioni, no? In Europa sono state diverse, quindi anche perché il movimento si era spaccato, tra l'altro, se proprio vogliamo dirla tutta, ma l'informazione ha questa pecca. Io sono contenta che tu abbia messo appunto questi punti precisi per spiegare alle persone che effettivamente ciò che è stato fatto con responsabilità e non poteva essere fatto diversamente. Ma ritorniamo a Napoli. Scusami, perché hai ragione. Io non sono entrato nella polemica politica, ma hai ragione, nel senso che la Lega e i 5 Stelle hanno fatto il classico, diciamo, teatrino che spetta all'opposizione, senza lodi e con qualche infamia, e cioè speculare sulla difficoltà oggettiva che sta attraversando il nostro paese, ogni singolo italiano, per dire è colpa dell'Europa, è colpa di questo, è colpa di quest'altro, e quindi provando a raccattare qualche voto, e invece i sondaggi li penalizzano da questo punto di vista. Resta il fatto che non hanno fatto l'interesse del paese. Io, molte volte che mi sono trovato all'opposizione, quando la maggioranza era in difficoltà, nell'interesse generale ho sempre sostenuto. Ma questa è una cultura politica che purtroppo, in modo particolare, Salvini non ha, perché Salvini, se fosse stato al governo, avrebbe detto tutt'altro. E quindi uno che si comporta in un modo quando sta all'opposizione e in un altro modo quando sta al governo non merita la fiducia, secondo me, e la stima delle persone. Se provi a comportarti sempre allo stesso modo, se stai in maggioranza o all'opposizione, rispetto agli interessi generali del paese, va bene. I grillini, che ti devo dire, cara Rosa, a volte sono vittime della loro ideologia, molto molto scadente, tra l'altro, perché è un'ideologia che si fonda sul pregiudizio e sulla demagogia, e quindi no al MES. Perché? Perché il MES ha rappresentato il male del... Ma è tutto un altro strumento questo qua che utilizziamo adesso, quindi insomma è stata una polemica un po' sterile di voler mantenere una bandierina. Tant'è vero che oggi non è che dicono non li vogliamo i 37 miliardi, perché qualcuno probabilmente gli farebbe qualche fischio e qualche pernacchio. Gliel'hanno fatti, Leonardo, stanno continuando, perché mo entriamo nel vivo di un'altra, ma torniamo a parlare di Napoli, va, perché noi abbiamo un sacco di problemi. Allora, sì. Qualche giorno fa io ho intervistato il garante dei detenuti della Campania, che è Samuele Ciambriello, che sta facendo un buonissimo lavoro, anche perché lo fa da tantissimi anni. Sovraffollamento carcerario, coronavirus, scarcerazione dei boss, tutela del diritto alla salute 32 della Costituzione, Catello Maresca, insomma, tutta una serie di informazioni che ti do. Ma cosa dobbiamo fare ancora in Campania per risolvere il problema del reinserimento e della risocializzazione, quindi l'applicazione dell'articolo 27,3?
Guarda, poni una domanda, diciamo, enorme. Ti dico semplicemente, perché ovviamente lo sai, io quando ero deputato ho visitato il carcere di Pozzuoli, il carcere di Poggioreale, ho denunciato e fatto Accompagnato dai proteste, radicali. accompagnato dai radicali, da te e tanti altri amici. E siamo riusciti anche ad evidenziare casi particolari di persone che avevano bisogno di una cura particolare e che purtroppo versavano in uno stato vergognoso a dir poco, o detenuti che stanno cotti in una cella. E quindi che cosa si può fare? Le risposte sbagliate che hanno dato in altri paesi, in modo particolare gli Stati Uniti, senza farla lunga, è costruire altri carceri. La risposta invece che dovremmo dare noi è una risposta da un lato di certezza della pena rispetto ad alcuni reati e anche di scontare la pena di alcuni, ma anche forme di depenalizzazione di reati che non richiedono la carcerazione o anche un'attenta riflessione sull'utilizzo della carcerazione preventiva. Questo è un tema altrettanto delicato, ma qui entriamo in un ragionamento molto più ampio che riguarda, a mio giudizio, la riforma complessiva del sistema giudiziario del nostro paese che non si fa da 20 anni e che andrebbe rivisto. E probabilmente oggi c'è una nuova generazione che potrebbe affrontarlo con maggiore serenità, senza avere il peso dello scontro che è partito a inizio anni 90 tra giustizialisti, garantisti, Prima Repubblica, Seconda e Terza Repubblica, cioè affrontare con maggiore serenità e senso delle istituzioni un tema che ormai annoia tutti. Cioè io ci sono alcuni casi, io mi faccio la domanda, ti faccio la domanda, ma insomma ci sono alcuni indagati che al di là se saranno giudicati o meno colpevoli, ma non è pensabile che siano per settimane intere sui giornali e per settimane intere a raccontarci le indiscrezioni giudiziarie. Non è da paese civile, perché qualora quell'indagato dovesse essere assolto, è già morto civilmente. E stiamo parlando di morte civile, non stiamo parlando di, ovviamente, mo ti sto dando degli spot, ma ci sarebbe il tema da affrontare e da discutere dell'obbligatorietà dell'azione penale, il tema della riforma del CSM, il tema anche della separazione delle carriere, del funzionamento e della certezza del giusto processo, la durata dei processi, insomma, questi grandi temi che dovrebbero essere patrimonio di un paese civile non vengono affrontati perché diventa uno scontro tra poteri, tra il potere politico e il potere giudiziario, dove a volte ci sono dei politici che si schierano con un potere o con l'altro e dei magistrati che si schierano con un potere o con l'altro. Ma insomma, io credo che non è il momento, siamo in piena emergenza, ma che appena le cose dovessero calmarsi, questo è un punto importante da affrontare. Leonardo, ma qui oggi proprio abbiamo avuto delle notizie, purtroppo, per quanto riguarda il ministro della giustizia, veramente preoccupanti. A prescindere dalle dimissioni di Basentini e dalla faccenda di Matteo e Bonafede, su cui ti chiedo un attimo un giudizio a caldo sulla, diciamo, sull'intervento di Matteo su Bonafede. Il giudizio a caldo è che è inspiegabile la dichiarazione di Di Matteo a 2 anni dal fatto, in una trasmissione televisiva da Giletti, dove accusa il ministro della giustizia che gli aveva promesso 2 anni fa il DAP e poi non glielo ha dato perché i mafiosi hanno detto che sostanzialmente non lo doveva avere. Bah. Io la considero una roba sconcertante.
E siccome lo Stato, le istituzioni mi hanno sempre insegnato che sono anche i magistrati, oltre che le istituzioni, il Parlamento, il governo, anche la magistratura, un uomo di Stato o ha delle prove rispetto alle affermazioni che fa, oppure non le fa quelle affermazioni. E in una battuta che ho scritto su Facebook, persino uno come Bonafede deve essere difeso in questo fatto. Perché se uno è garantista persino con buona fede. E quindi io sono garantista pure con buona fede. Cioè, e non possiamo dare il potere a un magistrato di far dimettere o meno un ministro. E la cosa che mi sconvolge ancora di più è che il garantista Salvini e la garantista Meloni vanno a ruota di una dichiarazione, perché stiamo parlando né di prove né di indagini, ma di una dichiarazione. E dov'è la credibilità del loro garantismo? Dov'è? Quando accuseranno Salvini di aver fatto, ad esempio, di essersi preso una tangente in Russia, perché potrebbe succedere che lo accusano di essersi preso 49 milioni di euro. Potrebbero, no, non lo sappiamo, potrebbero accusarlo. E se ci sono le prove? È responsabile, se non ci sono le prove, non è responsabile, e così via. Quindi anche questa politica così scadente, così piegata al misero interesse del giorno dopo. No, io che buona fede, devo dire la verità, non ho grande considerazione di buona fede come ministro della giustizia, anche perché è uno di quelli che ha alimentato questa cultura del sospetto e questa cultura Del appunto del complottismo. sospetto. Eh sì, i 5 Stelle sono nati prevalentemente su sta roba qua, no? Giustizialisti spinti, bastava una dichiarazione, uno si doveva impiccare secondo la loro tesi, e quindi è anche in qualche modo responsabile anche lui di aver inquinato i pozzi, ma nella vicenda specifica io non mi sento altro che difendere il ministro, no, Bonafede. Il ministro della giustizia. Questo è chiaro, infatti pure la posizione dell'ex ministro Martelli, che perlomeno ha fatto un intervento che in qualche modo ha rassicurato gli italiani, parlando anche di cifre, numeri, no? Sugli incarichi che il capo del DAP, per esempio, prende, quindi diciamo ci ha chiarito un po' a tutti quanti le idee, in mancanza tra l'altro di un silenzio del Presidente della Repubblica. Ma stamani ci arriva un'altra notizia, le dimissioni del capo di gabinetto di Bonafede perché ci sono state delle intercettazioni tra lui e Palamara. Ancora si continuano gli attacchi, quindi al ministro addirittura si parla della sua sfiducia in data 22 maggio. No, per la verità non ho ancora ben letto il fatto, quindi non so se c'è un reato o meno. Non so che dirti, Rosa. Continuano gli attacchi a Bonafede, continuano comunque. Ma guarda, io gli attacchi eventuali a Bonafede li farei sulla poca capacità che ha avuto di governare quel ministero. E di essere uno dei fondatori di quella cultura di cui oggi lui è vittima. E Allora io ti voglio fare la io, vera cioè, domanda è questa qua. la domanda, e poi termino, scusami. Sì. Uno come Bonafede cosa avrebbe detto a un ministro della giustizia, Mastella, che avesse subito le dichiarazioni di Di Matteo? Ecco, questo è il tema. C'è Bonafede di 2 o 3 anni fa. Che dichiarazione avrebbe fatto? Questa è la domanda che si deve fare a Bonafede. Cioè, se il ministro della giustizia fosse stato Mastella e Di Matteo avesse fatto quelle dichiarazioni, io credo che Bonafede avrebbe occupato il Parlamento. Questa è la responsabilità di Bonafede. Questa è la Secondo responsabilità di Bonafede. te, se, allora, secondo te io ti dico una cosa perché come uomo delle istituzioni e come rappresentante dei cittadini italiani, quale sei stato quando eri onorevole, secondo te è il caso che Bonafede si dimetta prima del 22 maggio?
No, Rosa, io questo non lo so e né posso né chiederlo, perché come vedi ormai c'è una strumentalità da parte delle forze politiche che va ben oltre il giudizio sull'operato della persona. Tradotto, per Salvini e Meloni il fatto che lui stia in difficoltà e si deve dimettere è il modo per mettere in difficoltà il governo, farlo cadere e andare alle elezioni. E allora io a questo gioco non ci sto. Se poi vogliamo aprire un dibattito invece sulla giustizia, sul ruolo del Ministero della Giustizia, se ha lavorato bene o ha lavorato male, e dobbiamo riformarlo, trovate porte aperte da parte mia, credo anche da parte del Partito Democratico. Perché appunto far cadere il governo in questo momento di emergenza sarebbe veramente una cosa fuori, chiaramente, fuori ogni rigor di logica, credo. Ma appunto il tuo messaggio è ben chiaro ed è questo che volevo sentirti dire. Adesso ti faccio una domanda un po' provocatoria. Scusami, mi sai dire che fine ha fatto Luigi De Magistris? No, non lo so, nel senso che ho letto oggi alcune dichiarazioni abbastanza sconcertanti. Cioè, lui circa un mese fa Sì. ha approvato una delibera in giunta dove eliminava per un anno tutte le tasse locali, COSAP, TOSAP, cioè, senza copertura finanziaria e senza poterlo fare perché era una decisione governativa. Non poteva essere una decisione, quindi era una delibera di indirizzo, quindi che non significava nulla. Oggi apro il giornale e vedo che critica il governo perché ha abolito IRAP e TOSAP ai comuni. Tra l'altro, il governo, creando un fondo di 3 miliardi e mezzo e dando quindi la quota parte di mancati incassi delle tasse locali anche al comune di Napoli. Però intorno a questa storia delle tasse c'è una specie di delirio e di attacco nei confronti del governo che avrebbe abbandonato Napoli. Quindi francamente non riesco tu mi hai detto che sono lucido, ma in questo caso io perdo la lucidità perché non riesco a seguire i suoi ragionamenti. No, ho un po' di difficoltà, sai, perché sembrava che voleva spaccare il mondo, voleva spaccare i partiti, si voleva candidare a governatore, vuole fare le flotte, vuole andare alla regione, vuole andare in Parlamento, insomma. Io credo che questo Covid lo abbia danneggiato non poco perché abbia fatto venire fuori il re nudo, no? Cioè, De Magistris oggi è il re nudo. Allora, anche qui io ho lo stesso approccio che ho con il governo nazionale, situazione talmente drammatica per cui tu giustifichi tante cose e non attacchi anche personalmente il sindaco e gli individui. Però qualche straccio di idee in una fase emergenziale, forse era opportuno che lui le mettesse in campo. Io ho fatto degli esempi. Ho fatto l'esempio che avrei fatto un piano straordinario di rifacimento delle strade perché la viabilità è inferiore. Perché non lo fa? Perché non prende una parte delle risorse che ci sono, anche d'intesa con la regione, e si mette in piedi un'economia e si fanno interventi ordinari e straordinari di manutenzione delle strade, visto che la viabilità è bassa? Perché non si fa un piano di incentivo per le auto elettriche? È un grande piano di parcheggi sburocratizzando. Potrei continuare, ho provato io in maniera anche veloce a dirti che ci sono alcune idee che potrebbero funzionare per una città così bella come Napoli. E invece lo vedo un po' piantato, un po' imballato in una polemica altalenante, con De Luca per molto tempo. Poi, una volta che De Luca invece è emerso come leader regionale, quasi incontrastato, visti i risultati, non attacca più De Luca e adesso attacca il governo. Ma insomma, questa logica di trovarsi un nemico per evidenziare i tuoi pregi fa parte di un vecchio modo di fare politica. Oggi lo dimostra anche De Luca, se fai qualcosa di buono, vieni premiato. Se invece fai
qualcosa alla Salvini o alla Meloni, no. Quindi io gli suggerirei di mettere in campo un bel piano di rilancio per Napoli. E discutiamo di quello, di un piano di rilancio per Napoli. Sarebbe cosa buona e giusta, ma purtroppo anche lui, mi sono reso conto in questi ormai 10 anni di amministrazione, al di là dell'emergenza sanitaria, è che è il frutto di un'ideologia degenerata e retorica di una vecchia sinistra che non c'è nemmeno più e non di una nuova sinistra. E questo ci ha portato a non avere servizi molto scadenti, difesa del pubblico, diciamo, senza un ragionamento articolato invece della qualità del servizio che offri ai cittadini. Trasformazioni urbane zero. Napoli è la città che si è trasformata di meno rispetto a qualsiasi altra città d'Europa. Potrei anche qui farti una serie di elenchi, però insomma, 10 anni fa questa città non stava messa benissimo, ma in questi 10 anni non è migliorata. Cosa, ad esempio, che non si può dire dei 10 anni della Iervolino, che ha avuto tanti limiti, ma pezzi di città in parte è riuscita a trasformarli. Anche Bassolino ha nel suo palmarès una serie di risultati positivi, compresi dei limiti, ad esempio Bagnoli, l'origine, secondo me, del suo fallimento sta nell'amministrazione guidata da Bassolino, nell'impostazione generale. Però ha nel suo palmarès una serie di risultati positivi. De Magistris, è più complicato, al netto di Via Caracciolo liberata, non vedo tanti altri segnali che dimostrino che in questi 10 anni si è fatto un buon lavoro. Quindi tu non vedi un erede di De Magistris? No, poi se entriamo negli aspetti più politici locali, credo che sia un po' fuori gioco da questo punto di vista, nel senso che c'è un ricompattamento delle forze di governo anche a livello regionale, quindi un centro-sinistra, come si dice, allargato e con un'intesa anche con i 5 Stelle a livello regionale, poi vedremo, e a livello napoletano la ricomposizione di un centro-sinistra e parte di quelli che sostenevano De Magistris, mi risulta perché oggi ho letto l'intervista a Marco Sarracino, stanno dialogando col Partito Democratico. Quindi lo vedo un po' in difficoltà. Ovviamente c'è buona parte dei suoi sostenitori che sono portatori di interessi positivi, naturalmente, con i quali credo sia giusto dialogare. Allora, quindi hai ricordato appunto il prossimo imminente appuntamento per le elezioni amministrative, che è quello regionale. Le elezioni quindi, se non mi sbaglio, si avranno in ottobre, ma cosa ne pensi rispetto al progetto della modifica della legge regionale nell'eliminazione delle preferenze? Credo che non ci sarà questa cosa, nel senso dalle informazioni che ho, non ci sarà. Anche qui ci vuole un equilibrio. Io sono perché ci siano delle preferenze e anche magari reintrodurre le preferenze multiple, che sono state considerate il danno della Prima Repubblica, invece. Le preferenze multiple creavano legami anche di solidarietà tra gruppi dirigenti e invece la preferenza unica rischia di far diventare il nemico il tuo compagno o amico di partito che potrebbe prendere più preferenze di te. E questo ha creato delle degenerazioni interne ad ogni singolo partito. Quindi probabilmente io la reintroduzione, sono l'unico forse in Italia a sostenerlo. La reintroduzione della preferenza multipla creerebbe meccanismi di maggiore solidarietà all'interno delle forze politiche. Ovviamente questi ragionamenti devono trovare un minimo di confronto con
il livello dell'epidemia. Cioè, se l'epidemia a un livello poco governabile, avere migliaia di candidati in giro che fanno riunioni e controriunioni rischia di essere complicato. Però se tu mi fai la domanda secca, io ti rispondo, sono per la preferenza. Però dobbiamo vedere come evolve il percorso dell'epidemia. Prima di lasciarci, un'ultima domanda sulla liberazione di Silvia Romano. E che ti devo dire sulla liberazione di Silvia Romano? Sono contentissimo del fatto che sia stata liberata e sono profondamente amareggiato dalla reazione di alcuni italiani, che non dovrebbe proprio essere commentata, francamente. Mi sembra di ritornare a 4-5 anni fa, dove l'odio era l'ingrediente principale delle relazioni politiche e delle relazioni tra individui. L'odio era l'ingrediente principale, dove la responsabilità non è mai tua, ma c'è invece la colpa di qualcun altro. E si impostavano le relazioni politiche e le relazioni interpersonali così, al netto invece della cosa familiare, che era tutta chiusa in se stessa. Se si ritorna a sta roba qua, non siamo un paese destinato ad avere grandi prospettive. Invece bisogna riconoscere proprio la cosa più semplice di questo mondo, essere felici perché una ragazza sia stata liberata e questa ragazza oggi può stare serenamente a casa sua. Il resto sono dibattiti di raccattoni, diciamoci la verità. La conversione giusto o sbagliata, il mantello in testa o non in testa. È un dibattito da accattoni al quale io non voglio proprio partecipare. Allora, Leonardo, io ti ringrazio da parte della redazione e soprattutto sono contenta di questa chiacchierata veramente a largo raggio. Cioè, abbiamo parlato, abbiamo spaziato su tutto, quindi i libri mi sono stati amici, diciamo, mi hanno dato una buona indicazione. Ti confermi ancora una volta un soggetto politico che è informato e a livello nazionale, a livello locale, ma chiaramente. Io mi auguro che ritornerai quindi a fare il tuo ingresso come in politica, ovviamente in politica attiva. Quindi io ti saluto da parte del Monito e spero che riaccetterai ancora una volta il nostro invito. Sicuramente, grazie a te e grazie a tutti quanti. Grazie ancora della splendida intervista. Buona serata, ciao. Ciao, ciao.